L'aritmetica dei saldi settoriali. L'analisi dei saldi settoriali parte dalla identità che esprime il prodotto nazionale lordo, che chiamiamo GNP, cioè Gross National Product. Allora scriviamo, indichiamo il prodotto nazionale lordo con Y con N uguale C più G più I più X meno M più NFI. Abbiamo detto Y con N è il prodotto nazionale lordo. C sono i consumi, G sono le spese dell'amministrazione pubblica, I sono gli investimenti, X le esportazioni, M le importazioni, NFI rappresenta i redditi netti esteri, net foreign income. Redditi netti esteri, net foreign incomes from abroad. Dunque, ricapitolando, Y con N uguale C più G più I più X meno M più NFI, net foreign incomes from abroad. Il conto corrente, il saldo di conto corrente può poi essere definito nel seguente modo. CA, saldo di conto corrente della bilancia dei pagamenti, è uguale a X meno M più NFI, cioè redditi netti esteri. E il risparmio nazionale può essere espresso come S con N uguale Y con N meno C meno G. Cioè il risparmio nazionale in sostanza è il prodotto nazionale lordo a cui vanno sottratti i consumi e le spese dell'amministrazione pubblica. Invece il saldo di conto corrente della bilancia dei pagamenti è dato dalla differenza tra esportazioni e importazioni, X meno M, alla quale differenza viene sommato il saldo dei redditi netti esteri. Se noi introduciamo queste due definizioni nella identità che esprime il prodotto nazionale lordo, cioè se nella identità che esprime il prodotto nazionale lordo andiamo ad introdurre la definizione di saldo di conto corrente della bilancia dei pagamenti e la definizione di risparmio nazionale, otteniamo una relazione molto, molto semplice, che si esprime in questo modo, cioè il saldo di conto corrente della bilancia dei pagamenti C con A è uguale a S con N risparmio nazionale meno I. Questa equazione mostra che il saldo di conto corrente corrisponde in definitiva all'eccesso di risparmi nazionali su gli investimenti nazionali. Se i risparmi nazionali eccedono gli investimenti, questa differenza può essere prestata all'estero, mentre se i risparmi nazionali sono inferiori agli investimenti, il paese avrà bisogno di prendere in prestito denaro dall'estero. Se noi poi
Aggiungiamo e sottraiamo le tasse dirette nette dalla definizione di risparmio nazionale, otteniamo la seguente relazione: il risparmio nazionale uguale al prodotto nazionale lordo, cioè S con N uguale Y con N meno T, cioè le tasse dirette nette, meno C, cioè i consumi, più T, aggiungiamo e sottraiamo T, meno G, meno cioè la spesa della pubblica amministrazione, uguale SP più S con G. Cioè in sostanza abbiamo espresso il risparmio nazionale S con N come somma del risparmio privato più il risparmio pubblico. S con P è il risparmio privato, che è rappresentato dal reddito, dal prodotto nazionale lordo, meno le tasse, meno i consumi privati. Ed S con G è il risparmio della pubblica amministrazione, cioè i redditi della pubblica amministrazione meno le spese della pubblica amministrazione, dove naturalmente i redditi della pubblica amministrazione sono le tasse dirette nette che abbiamo chiamato T. Sostituendo questa relazione S con N uguale Y con N meno T meno C più T meno G uguale S con P più S con G nella relazione precedente, cioè quella che esprime C con CA uguale S con N meno I, sostituendo dunque, facendo dunque questa sostituzione, cioè andando a introdurre la definizione di risparmio nazionale espressa in funzione del risparmio privato e del risparmio pubblico, andando a sostituire S con N nella relazione CA uguale S con N meno I, otteniamo la relazione che cercavamo, I meno S con N più F più CA uguale 0, dove in pratica F è uguale a meno S con G e rappresenta allora il deficit del governo. E l'equazione 6, appena detta I meno S con N più F più CA, esprime i tre saldi settoriali in termini di deficit, cioè esprime i saldi settoriali in termini di eccesso di spesa rispetto ai redditi. E allora I meno S con N è il deficit del settore privato, F è il deficit del governo e CA, cioè il current account, è il deficit del settore estero. Valori positivi indicano la necessità di prendere in prestito da parte del relativo settore, cioè F, ad esempio, se positivo, indica la necessità di prendere in prestito da parte dell'amministrazione pubblica. I meno S con N, se positivo, indica la necessità di finanziarsi da parte del settore privato. CA, se positivo, indica la necessità di finanziarsi da parte del settore estero, da parte dell'estero rispetto al paese preso in considerazione. Se viceversa, questi saldi settoriali sono rappresentati da numeri negativi, allora indicano surplus, cioè possibilità di prestare. E l'equazione 6 mostra che tre settori non possono essere contemporaneamente tutti e tre in deficit. Se un settore è in deficit, cioè
il valore è positivo, almeno un altro settore deve essere in surplus, cioè il valore deve essere negativo. E bisogna notare che la equazione 6, che ripetiamo, I-S con N, deficit privato, più F, deficit pubblico, più CA, deficit del settore estero, questa equazione enuncia un semplice fatto contabile che deve essere verificato ex post e che come tale non dà nessuna spiegazione causale specifica di alcun tipo, è soltanto uno strumento descrittivo che è in linea di principio compatibile con qualunque meccanismo causale. Ricordiamo ancora, per essere più sicuri di essere stati chiari, che CA, cioè il saldo di conto corrente maggiore di zero, implica che il reporting country, cioè che il paese in oggetto, esporta più di quanto importa, cioè che il reporting country ha un surplus verso l'estero, il che implica che il resto del mondo esporta meno di quanto importa, cioè che il resto del mondo ha un deficit di conto corrente nei confronti del reporting country.